sentiamo più niente. Giovanna? Sì. Ah, mi senti anche? Esci e rientra se ci riesco. No. Simone, ci senti? Sì. No, perché hai scelto di suonare le percussioni? Le percussioni e la batteria. Perché? Perché non hai scelto l'arpa? O il violoncello, per dire. Vuol dire, uno magari non ci ha mai pensato. E te? Mi piace, mio padre faceva la batterista. Ah, ok. E Marcello? Per sfogarmi. E Matteo? Che canti, suoni. Che altro suoni nel tuo video? L'effetto, flauto. Il flauto e poi aspetta però, perché nel tuo video io ti ho visto che suoni un'altra cosa. Che suoni? La chitarra. Sì. Anche la so suonare. E poi questo. E che cos'è quello? Un barattolo? No, è un tamburo. È un tamburo. E ti piace suonare il tamburo? Il tamburo barattolo, magico proprio. Allora, intanto mandiamo un video. Chi vuole essere il primo? Giuseppe. Il mio maestro mi ha mandato un brano di 6 ottavi e la lettura di questo brano in parole diverse. La lettura fa così. Un colpo qua, un colpo là, dove scappi, vieni qua. Non ci provare più a farmi questi dispetti. Tom, Tom, povero Tom. E il brano in 6 ottavi fa così. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Che gli devo dire? Sei impegnato, è un simpaticone come tutti, ciascuno a modo proprio, è un attore, un istrione, è veramente ha un apporto sempre creativo, di grande divertimento, simpatia, ha le sue ombre, ma insomma è un intrattenitore, insomma è grande. È un futuro qua, insomma, nel cabaret. E invece io volevo chiedere a Giuseppe, ma ti sei divertito a fare questi video? Certo, ho dovuto fare 100 volte perché prima c'era l'aspirapolvere, poi non si sentiva perché stava passando la cosa con la scopa. Sì, poi c'era la sirena per strada per cui non si sentiva la sirena sotto. Però registrando varie volte... Hai fatto un video precisissimo, perché provando, alla fine hai scelto il migliore, giusto? Allora io direi di fare un altro percussionista. Leonardo? Va bene, Leonardo? Ok. Vediamo se questa volta riusciamo, Grande Leonardo, bravissimo anche lui. Ora farò il ritmo, mamma non ne posso più. Mamma non ne posso più dire, stai a casa, mamma non ne posso più dire, stai a casa. Thank you.
trovare, vienimi a trovare presto, vienimi a trovare, vienimi a trovare presto. Bravo. E ti sei divertito a fare questi video? Sì, anche se ci ho messo fatica, perché ne ho fatti un botto di video. Ma sempre per il problema di sopra, l'aspirapolvere, la sirena, o perché non ti venivano? Non mi venivano. Prima di arrivare al video che ti piaceva, ne hai registrati tanti. Sì. Come sono andate queste lezioni online con Maestro Raffone? Bene, anche se alcune volte non si sentiva bene, dovevamo ripetere tutte e due le stesse cose. Va bene, yeah. Allora spezziamo i percussionisti ecco. In due con Matteo. Chiara, vai. Allora, Matteo, noi che abbiamo fatto noi? Che video abbiamo fatto? Starman, l'uomo delle stelle. L'uomo delle stelle, esatto. Allora, Matteo ha fatto un po', ha suonato un pochettino il tamburo o la scatola magica e un pochettino di chitarra in questo brano, vero? Mm. Senti, le nostre lezioni online invece come sono andate? Bene. Bene, ma ogni tanto anche noi non riuscivamo a sentirci, vero? Sì, però poi a gesti qualcosa usciva fuori, insomma. Vogliamo vedere questo video, Matteo? Sì. Starman. Quindi siamo pronti? Sì. Che vogliamo cantare? Daddy Boy, Starman, uomo delle stelle. Ok, allora, cominciamo a scaldarci un pochettino. Bravo, due fragole. Due fragole. Riproviamolo. 1, 2, 3, 4. Fragola. Ora scaldiamoci un pochino sulla chitarra. E adesso siamo pronti a partire. Matteo, dacci il via, dai! 1, 2, 3. There's a starman waiting in the sky. Direttamente dalla sala di registrazione di Matthew McCorney. Starman! Vai! Sì! Prendi la chitarra. Vabbè, io prendo la chitarra, vai! Vai! He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our mind. Marcello, sicuramente anche tu ne hai fatti 10.000 come gli altri. Vero? Sì. Allora, il tuo video si chiama Il tuo amico Eddie, mio amico Eddie. Poi un'altra volta pure è arrivato un uccello, ha sbattuto la finestra, gli ha sentito un rumore assurdo. Mentre suonavi? Perché io vivo vicino al bosco, sto in montagna. Qui c'è, praticamente sto a bordo del paese, qui c'è tutto il bosco. Poi un'altra volta si è sentito un toro, mamma mia. Poi una lotta fra i cani, una lotta pure fra i gatti. Oddio. Vabbè, il tuo mito è... Il video l'abbiamo fatto la sera, così non c'era nessuno. Quando tu suoni su questo, diciamo, pad, poi trovarti su una batteria vera, c'è una sensazione diversa quando suoni? No, più o meno il contrario. Cioè? Che io suono sulla batteria vera e suonare lì è una sensazione diversa. Ah, ok. Quindi di solito suoni su una batteria vera? Sì. Cioè, batteria
Fatta bene, però con le cuffie. Ciao, sono Marcello. Lui è il mio amico Eddie, il mio amico elettronico che mi ha permesso di suonare in questi giorni. Ascoltate questa canzone. Bella, eh? Lo sentite il ritmo che ha? Adesso ve lo faccio sentire senza la musica. Questo ritmo l'abbiamo usato come fin dopo tre battute di tempo, così. Poi abbiamo diviso questo ritmo in due metà, lasciando gli spazi per l'improvvisazione. Così. Ciao, ci vediamo presto. Marcello anche lui è stato molto bravo, secondo me, a partire da questo specie di piccolo giocattolo che aveva a disposizione a casa per poter comunque fare un po' di musica, e direi che l'ha utilizzato piuttosto bene e ha partecipato anche lui con molta inventiva, con molta anche creatività. Adesso ascoltiamo Simone. Facciamo vedere anche ai bambini qualche altro strumento, no? Ok, sennò allora facciamo così, vediamo se Bianca il maestro è adesso. D'accordo, se il maestro sì. È d'accordo, così interrompiamo un po', dai. Non sono riusciti a collegarsi, ma... Però ascoltiamo lo stesso Bianca, sì, umile, vediamolo, Bianca, vediamo okay? Ugualmente, certo, naturalmente. Vediamoli, sì. Allora, Bianca D'Andrea, sempre per la serie Saggi, della Scuola di Musica di Testaccio, esegue il tema di Bella Stella, Twinkle, Twinkle, Little Star. Vai. Hai visto? Lei è tornata a scuola dopo che avevamo riaperto per fare le lezioni, perché durante le lezioni online non le ha fatte, vero Massimo? È tornata quando abbiamo riaperto. Va bene. C'è un bel figlio la ragazza, una futura Carol King, con quel cappellone, visto che è un fenomeno. Certo. Simone, sei pronto? Tu ti ricordi il titolo del brano che hai fatto? Barbara Barbara Tom Tom. È proprio quello. E poi un altro che è Improvviso, in cui tu pure tu sei tornato a scuola a fare lezioni con Maestro Raffone e con la batteria. E beh, è una sorpresa. Ti abbiamo ripreso senza che tu volessi, forse. Barbara Barbara Tom Tom. Suonano qua, suonano là. E facile e semplice per Tom, Barbara, Barbara e Tom.
Eccezionale, bravissimi tutti proprio. Beh, allora alzi la mano chi non vede l'ora di tornare a scuola a suonare. Io. Grandi compresi. Se mi venite la mano lo sto facendo. Va bene, allora ci vedremo tutti dopo le vacanze a scuola, va bene? Vi aspettiamo tutti per le lezioni in presenza. Siete stati veramente tutti bravissimi. Complimenti. Bravi bimbi. Ciao. Ciao, buona estate. Buona estate, buone vacanze. Marcello, un abbraccione, un bacio a tutti. Riposatevi, ci vediamo a settembre. Ciao. Ciao. A presto. Ciao.